La Regione Puglia ha dato un impulso molto più forte che in passato a tutto il movimento sportivo regionale. Il culmine, la milestone di questo processo di impulso, che ovviamente vuole coinvolgere soprattutto le piccole società sportive, quelle che si occupano degli sport che in maniera inopinata vengono definiti minori e che hanno una funzione essenzialmente sociale. È per questo che abbiamo candidato la Puglia a Regione Europea dello Sport per il 2026 ed è per questo che stiamo varando l'ennesimo piano di rafforzamento dell'impiantistica. È chiaro che questo si connette anche con la data del 2026, che è la data in cui si svolgeranno a Taranto i Giochi del Mediterraneo, sperando di creare quella unità di azione tra governo, regione e comuni che dia allo sport la sua funzione non solo di luogo della competizione e luogo della rappresentazione delle capacità sportive di punta di tutti gli italiani, ma anche e soprattutto come mezzo di emancipazione delle persone, dai disabili alle donne, a tutte le personalità che hanno bisogno dello sport per emancipare la propria vita e quindi dare allo sport appunto una funzione sociale e anche dentro lo sport un'eguaglianza di diritti che consenta a ciascuno di esprimere la propria personalità. Puglia si candida a essere Regione Europea dello Sport per il 2026. Noi nel corso di questi 9 anni abbiamo rilanciato di molto le nostre politiche sullo sport. Abbiamo in questi anni investito decine di milioni di euro per riqualificare tanti impianti sportivi pubblici e del privato sociale non profit. Abbiamo in tutto lavorato su oltre 400 impianti sportivi che sono stati riqualificati o sono stati creati grazie ad un contributo della Regione Puglia. Abbiamo finanziato tantissimi atleti, soprattutto quelli che provengono da fasce più deboli e in difficoltà. Abbiamo acquistato attrezzature sportive per disabili, abbiamo acquistato attrezzature sportive per quelle organizzazioni che hanno determinati numeri. Abbiamo fatto grandi eventi sportivi in Puglia, facendo diventare la Regione Puglia una delle palestre a cielo aperto e quindi un grande impianto sportivo all'aperto. Su questo abbiamo lavorato molto, sul turismo sportivo. Per queste ragioni siamo un caso nazionale di lavoro eccellente fatto sullo sport e quindi siamo stati anche compulsati a che noi ci potessimo candidare a Regione Europea dello Sport. E per questa ragione abbiamo tutte le carte in regola per concorrere e oggi che premiamo tante eccellenze sportive, tanti atleti, bambini, giovani, adulti e anziani, lo facciamo presentando uno spicchio importante della nostra. Ho iniziato questo sport da 3 anni ormai. È una bella soddisfazione, anche perché mi sono impegnato molto per appunto vincere e arrivare qui. L'anno scorso ho vinto ai campionati italiani Young e Under 15 della categoria meno 60 kg. Ho vinto a Jesolo i campionati italiani. Il mio più grande sogno è appunto fare di questo sport, che per me adesso è solo una passione, un lavoro in futuro, appunto diventare qualcuno di famoso magari. Gennaro Andrea. L'obiettivo raggiunto si pone più agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Attualmente sto concorrendo per campionati nazionali. Un domani vorrei iniziare con gli europei, poi i mondiali, poi chissà, le Paralimpiadi. Sono Gabriele Rosato, campione del mondo di taekwondo e vice campione europeo. Io vengo da Mesagne, un paesino in provincia di Brindisi. Noi abbiamo una tradizione per il taekwondo, siccome abbiamo Carlo Molfetta e Vito Dell'Aquila. Tra l'altro Vito parteciperà di nuovo alle Olimpiadi di Parigi nella speranza di riportare loro a Mesagne. E la mia passione è nata vedendo, io avevo 3 anni quando Carlo ha fatto le Olimpiadi e stavo vedendo la semifinale olimpica di Carlo contro Adamo Mudibo Keita
e sono rimasto impressionato dalla differenza di statura, e il piccolo Gabriele è rimasto impressionato e ha detto: ok, lo voglio fare pure io voglio fare questo sport e vincere un'Olimpiade. Un orgoglio, un motivo di orgoglio essere qui oggi a ricevere questo premio, questo riconoscimento alla nostra società Ginnastica Angiulli per un anno veramente incredibile, che è stato il culmine, la punta dell'iceberg. Quest'anno è stata la pallacanestro femminile, e quindi abbiamo qui Naja, l'allenatrice della squadra, che verrà premiata oggi. Sì, le ragazze dell'Angiulli Bari l'anno scorso si sono classificate alle finali nazionali, dove sono arrivate terze dopo tantissimissimi anni. Una squadra della pallacanestro non solo dell'Angiulli ma anche nella città, che si è classificata alla finale nazionali. Ci tengo a ripetere che anche quest'anno siamo riuscite lo stesso, per cui è un motivo, come ha detto il Presidente, di grandissimo orgoglio. Le ragazze sono qui, oggi riceveranno questo premio e noi siamo tutti molto orgogliosi di loro.